Bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occuperemo della creazione della prima feature o feature di base o primo solido nella costruzione di un nuovo modello solido. Quando si inizia la modellazione di un nuovo oggetto, occorre costruire un primo solido su cui poi dopo si lavorerà e con il quale si lavorerà per finire la costruzione del modello stesso. Le fasi di creazione della feature di base o di questo primo solido sono illustrate in questa diapositiva. Sostanzialmente si tratta di pochi passaggi che precedono e portano alla costruzione di questo primo oggetto. Si tratta di aprire un file di parte, partendo da un modello. I modelli li abbiamo creati nel precedente filmato, lo 04, quindi eventualmente potete andarvelo a vedere. Poi si tratta di definire il piano dello schizzo su cui verrà costruito, quindi la prima geometria, e questo è legato all'oggetto, pertanto avremo bisogno di un oggetto per poter portare avanti questo filmato. Poi si farà tutta una serie di operazioni che portano alla costruzione del primo solido, che normalmente è un'estrusione. Proiezione, ma normalmente non serve di un'eventuale geometria di riferimento, creazione dello schizzo, ancoraggio al sistema di riferimento e poi estrusione. Viene accennato in questo filmato anche altre tipologie di operazioni che permettono la costruzione di questa prima feature o feature di base, primo solido. Si tratta della rivoluzione, dei comandi di rivoluzione, di loft e di sweep. Ripeto, il più delle volte è un'estrusione, ma a volte si può trattare anche di un comando di uno di questi altri tre metodi. L'oggetto con cui andremo a svolgere l'esercizio, l'esercitazione, la lezione è questo. Quindi è un oggetto abbastanza semplice che si fa con pochi passaggi. La feature di base potrebbe essere tranquillamente questa parte che vedete in primo piano nella vista assonometrica. E se prendiamo l'asse X diretto, il piano XY, come questo piano su cui poggia la figura, e l'asse Z diretto verso l'alto, chiaramente questa prima feature si troverà sul piano XZ. Un'ultima cosa, volevo farvi notare che le misure sono in pollici, per cui utilizzeremo un file modello di parte con le misure in pollici, che fa il modello che abbiamo creato nella esercitazione 004. Cominciamo. Nuovo. Millimetri, no, pollici, standard, pollici, template corso. La macchina impiega un attimo e ci apre un file di parte. Ci siamo quasi, eccolo qui, parte 1, che ha i settaggi, le predisposizioni previste nel modello che abbiamo utilizzato. Allora, abbiamo detto nel piano XZ. Per partire a fare il primo schizzo ci sono diverse strade. Allora, qualsiasi schizzo e non solo il primo. La prima è avvia schizzo 2D. Avvia schizzo 2D e a questo punto qui gira tutto, ma noi ci riportiamo a casa così. Lo dobbiamo fare su questo piano che corrisponde alla XZ, per cui clicchiamo su questo piano. Attenzione, sul View Cube lo orientiamo, ma il piano va scelto così. E parte il primo schizzo, schizzo 1. Adesso io concludo subito lo schizzo, torno indietro. Undo, undo, perfetto. Per farvi vedere, torno nella posizione iniziale della View Cube e quindi dell'inquadratura. E oltre a questa strada ce n'è un'altra. Tasto destro, nuovo, tasto destro, nuovo schizzo. Questo con il menu, diciamo, contestuale. Quindi nuovo schizzo, si ripresenta tutto l'ambaradan, lo rigiriamo.
E poi andiamo a scegliere questo piano che è quello che ci interessa. Adesso interrompo il comando. Per interrompere un comando, tasto destro, ESC. Altro modo ancora, posso andare qui in origine, scegliere il piano XZ e vedete avvia schizzo o avvia schizzo, crea schizzo. Cioè in questa maniera ho scelto prima il piano e poi sono partito a fare lo schizzo. Andiamo avanti. È una U rovesciata con delle dimensioni, altezze degli angoli fra i vari lati. In questo momento non mi interessa assolutamente niente. Faccio uno schizzo di una U. Allora, torniamo nel nostro ambiente e potete lasciare lo schermo così, io l'ho settato perché rimanga così, oppure potete affrontarlo in vista bidimensionale. Qui dipende dai gusti, comunque i gusti si possono settare in questo modo: opzioni, applicazioni, schizzo, osserva piano dello schizzo durante la creazione e la modifica dello schizzo, nell'ambiente di parte, nell'ambiente di assiemi. Allora, avete automaticamente vi va nella vista bidimensionale se qui avete il flag. Se non avete il flag, come lo tengo io, qui ognuno, ripeto, ha i suoi gusti, quando io creo uno schizzo, è nulla, quando io creo uno schizzo, rimane in questa situazione, cioè non fa nessuna proiezione sul piano. A volte serve la proiezione, a volte no. Per non saperne leggere né scrivere, siccome a volte non serve, io la tengo così. E tranquillamente si può disegnare perché adesso io vado nella modalità di schizzo e comincio a costruirmi il mio schizzo dell'oggetto. Linea. Devo fare una U. Non mi preoccupo assolutamente di che cosa sto tracciando e la lascio anche aperta. È uno schizzo abbastanza schifoso e impietoso. Adesso la metto in piano perché ho bisogno di definirla tutta correttamente, ma come vedete non mi sono assolutamente preoccupato nel fare lo schizzo di dargli la forma corretta. Allora, si vede molto spesso gente che lavora in questa maniera. Adesso io qui cancello tutto. Che comincia a dire linea e poi la fa, parte da un punto, per esempio dall'origine, va a beccare l'origine in questa maniera, poi dice quanto deve essere 2, incomincia automaticamente a dare tutte le lunghezze e tutti i vincoli. Quindi 2, se non so se era 2, penso di sì, se non ricordo male era 2, poi 4 e 12. Quindi 4.12 mette addirittura già il vincolo di ortogonalità perché si aiuta con le griglie, si aiuta con gli edge snap. No, è pericoloso lavorare in questa maniera. È pericoloso perché? Perché AutoCAD, sì, scusate, perché Inventor comincia a ragionare di testa sua e magari ci piazza da qualche parte qualche vincolo che poi dopo non sappiamo che lui ha messo e che a questo punto ci mette in grossi problemi. Allora, tra l'altro noi pensiamo di aver fatto tutto corretto il pezzo fino adesso, ma guardate qui, quattro quote necessarie, quindi vuol dire che ha messo delle cose, ma non le ha messe tutte quelle che io pensavo che mettesse, perché l'oggetto non è vincolato al sistema di riferimento. Questo è un modo, questo modo di disegnare è cacciarsi nei problemi. Il mio suggerimento è proprio quello di schizzare a mano libera un qualcosa che possa essere l'oggetto senza preoccuparsi più di tanto di quelle che sono le dimensioni e le direzioni da. Non lo chiudo nemmeno. Non lo chiudo nemmeno. Ho disegnato 8 linee una dietro l'altra, credo, 1, 2, 3. ESC per concludere il comando, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linee, una dietro l'altra, senza pormi nessunissimo problema. È
da qui in avanti, qui è il modo di utilizzo corretto di invento. Da qui in avanti incomincio a mettere i vincoli, a dire che questo oggetto qui deve essere orizzontale. E vedete, sistema, che deve essere lungo 4,12. Poi incomincio a dire che questo è verticale. E anche questo è verticale. Che questo punto si è disastrato. Posso spostare, posso fare che questo punto va a coincidere. Che questo è orizzontale, che questo è orizzontale, che questo è orizzontale, che questo e questo sono allineati, che questo è verticale e che questo è verticale. 6 quote necessarie. Allora, questo e questo sono uguali, meno possibili di quote. E adesso posso mettere la quota relativa all'altezza, che sarà 2 se non ricordo male, e posso anche andare, adesso andiamo a vedere l'oggetto, quindi 4,12, 2, e posso dire che il centrale è, allora questo dente centrale è alto 1 e largo 1,12. Se vado a guardare il mio oggetto, trovo 4 quote necessarie, sì, perché mi mancano quelle 2 che già ho detto prima, 1,12 e 1. E qui le quote necessarie sono 2. E quali sono le quote necessarie 2? Il posizionamento, l'origine. Dove ha origine questo oggetto? Dove voglio mettere il punto 0,0? Dove voglio mettere il punto 0,0? Per esempio, voglio metterlo, che ne so, a metà di questo e a metà di questo. Dico. Allora, prendo questo punto, che è il punto medio di quel lato, e gli dico di coincidere col punto centrale. L'oggetto viene spostato. Questo punto è allineato con il punto centrale, ha la stessa y. Ovviamente non può avere la stessa x perché ci sono delle dimensioni della geometria in ballo. E analogamente verticale, punto medio coincidente col punto centrale. Io non ho proiettato la geometria, ma ho vincolato la forma dopo averla costruita al punto di origine 0,0. A questo punto lo schizzo è concluso. Per costruire la prima feature, quindi dichiaro ufficialmente la conclusione dello schizzo. Mi rimetto nella situazione e adesso posso cambiare adatta alla vista. Posso Dopodiché andrò a fare l'operazione, in questo caso estrusione, estrudi, selezionando il profilo, l'ha trovato da solo perché c'è solo quello schizzo. Qui in questa prima feature non mi interessa nessuna di queste opzioni qui, e soltanto mi interessa sapere la profondità che posso scrivere qui o che posso manovrare. Vedete che automaticamente nella casella della profondità, a seconda di quanto io lo sposto col mouse, trovo la profondità indicata. Adesso io non mi ricordo, vado a vedere. Quanto era questa profondità? È 2,24. Quindi qui proseguo. Sarà difficile arrivare a 2,24 perché non c'è nessuno snodo. Infatti, eccolo qua, 2,25. Entro qua dentro, scrivo 4 e do l'ok. Qui, a questo flag verde, qui, stessa identica cosa. La profondità dello smusso è 2,24 e l'oggetto è stato la prima feature. È stata creata. Tutti quelli che mi seguono, che hanno visto anche i filmati di AutoCAD,
sanno che io con le griglie, gli snap e tutto il resto ho una guerra, un conto aperto. E come vedete, nel costruire lo schizzo non c'è assolutamente nessun utilizzo di griglie o di Orge Snap. Vi faccio vedere le mie impostazioni dell'applicazione relativamente a quelle che sono gli schizzi 2D, eccole qua. Vincoli, non dedurre assolutamente vincoli, altrimenti rischiate che vi metta delle cose che voi non vi aspettate e che poi non trovate mai. Cioè, se volete andare nei problemi con gli schizzi, mettete questo flag. Se volete lavorare in maniera libera, pensando con la vostra testa, mettendo voi i vincoli che ritenete opportuni. Io prima ho messo dei vincoli di orizzontalità e di verticalità, si poteva fare con dei vincoli di ortogonalità. Ognuno ha il suo modo di ragionare, ma evitate che ve li metta lui, perché sennò magari ve ne mette un po' orizzontali, un po' ortogonali, poi non capite assolutamente più niente. Quindi nessuna deduzione. No, no, no. E per quanto riguarda le griglie, no, no, no e no. Il sistema di riferimento è qui e quando serve lo si utilizza. È stato molto semplice vincolare al punto centrale senza aver fatto nessuna operazione di visualizzazione di quel punto centrale o delle griglie o degli assi. Non serve a niente, se non in casi particolarissimi quando si lavora con sistemi di riferimento molto complessi e su assiemi complessi. Qui no. Nella modellazione semplice, meno roba tenete sullo schermo, meno roba vi induce in errore. Tra l'altro, se io visualizzo le linee griglie, adesso poi lo ripristino, applica, chiudi e poi aggiungo magari anche lo snap. Se vado a fare nello schizzo, sono aperto, se vado a fare una linea, mi saltella via che è una bellezza. Adesso se io ingrandisco lo si vede di più. Vedete, non riesco a prendere i punti intermedi. Tra questi quattro c'è solo in mezzo, tutto lo spazio qui in mezzo. È lo stesso effetto delle griglie e dell'Orge Snap di AutoCAD. Anche se tolgo l'Orge Snap, sì, l'Orge Snap, lo Snap di AutoCAD, anche se tolgo lo Snap, i punti sono presi abbastanza a caso, cioè lui va su delle va avanti per incrementi percentuali e io i punti in mezzo non li trovo. Quindi evitate di usare questi sistemi qui, le griglie, gli snap, non servono a niente, complicano la vita e anzi sono portatori di errori e di problemi nel disegno. Adesso ripristino la situazione di prima, quindi strumenti, opzioni, applicazione, le linee di griglia, niente, nelle principali, nelle secondarie, negli assi, né il sistema di coordinate. Se tanto è qui il sistema di coordinate, non serve replicarlo. Applica, chiudi. L'unica cosa da fare è conoscere bene, ma questo arriverà al momento, il filmato per conoscerli bene, le modalità per vincolare correttamente l'utilizzo di questi vincoli qui. Altre primitive disponibili, il cerchio nelle sue varie accezioni, tangente, ellisse, punto centrale, la linea, ci sono qui dentro le spline che sono molto importanti, ma ci saranno lezioni dedicate. Le curve delle linee che possono essere costruite da equazioni, quindi equazioni di secondo grado, delle curve ponte tra una curva e l'altra per creare dei ponti, come dice la parola, tra una linea curva e un'altra, i rettangoli con le varie opzioni, in più l'asola e i poligoni, sono tutti dentro sotto questo unico menu qui. Raccordi, testi, punti e archi, archi con tre punti, tangente a qualcosa e con un punto centrale altri due punti. Quindi non ci sono molte primitive per disegnare, ma effettivamente non servono. Se si costruiscono schizzi per la base feature da fare poi con il comando revolve, assolutamente non costruire assi
adesso qui poi lo cancello, assi che interschino la figura, la sezione da far ruotare. Questo revolve non funziona. Se devo fare un revolve per fare un oggetto diverso da quello che dobbiamo fare, quindi facendo ruotare quella sezione attorno a un asse, questo asse deve stare esterno, qui, fuori di qua dove volete voi, ma comunque esterno alla figura. I comandi di loft, concludi schizzo, i comandi di loft, allora, comandi di loft e di sweep. Niente di particolare, si tratta per il loft e non basta uno schizzo solo per poter fare un solido, un primo solido col comando di loft, occorre creare almeno due sezioni. Quindi questa sezione non mi basta, ne dovrò fare un'altra e poi dopo potrò costruire il loft lo lancio, ma fra due sezioni, ne servono appena due, poi dopo ci sono altre opzioni che comunque vedremo quando ci occuperemo più diffusamente di questo comando. Adesso vi ricordo che l'attenzione è focalizzata sulla prima feature e poi i comandi di sweep. Anche qui occorrono uno schizzo con due cose o due schizzi. Queste due cose nello schizzo sono la sezione e qui la si vede. Comunque, se lo lanciate, due schizzi visibili o uno schizzo visibile e uno spigolo, cioè occorre uno schizzo e in quello schizzo una linea che poi serve per sviluppare lo sweep, oppure servono due schizzi, uno con la sezione e l'altro con la linea per sviluppare lo sweep. Altri comandi non ci sono perché questi sono tutti i comandi che creano delle primitive particolari che comunque vedremo volta per volta. Modifica. Ancora posso modificare questo schizzo in qualsiasi momento ed essendo il primo schizzo o schizzo della base feature, la sua modifica non crea nessun mal di pancia alla parte che stiamo al solido che stiamo modellando. Per cui se io mi sono accorto che questo 1120, così vediamo anche la modifica delle quote, non è scusate, 1,12, non è 1,12 ma 1,22. Posso semplicemente entrare nello schizzo e dire questa dimensione è 1,22. E se guardate attentamente vedrete appunto che queste due si sono ridotte. Quindi avete visto come modifico una dimensione e avete visto anche come modificare una misura, una grandezza dello schizzo. Ancora. Se voglio, vorrei farvi notare una cosa, queste due, queste uno, questo è la metà di questa dimensione qui. Come posso, io se adesso dovessi modificare 2 e lo porto a 3, quel valore non è più la metà, è rimasto 1, ma se questo valore è la metà del valore complessivo, torniamo alla situazione 2, notate anche che la quota è di 3, io posso dire che questo 1 è uguale a di 3 mezzi. Ok? E questo mi dice che 1 facendolo precedere da fx vuol dire che questa altezza qui non è più un'altezza a sé stante, ma è un'altezza calcolata, legata in qualche maniera a altre dimensioni presenti nell'oggetto. E se adesso io, per esempio, questa quota la porto a 3, quell'fx diventa automaticamente 1,5, c'è cioè una relazione che mi dice che l'altezza di questo dente è la metà dell'altezza globale. Ripristiniamo la situazione iniziale. Ancora, se mi serve questo schizzo è completamente vincolato. È completamente vincolato, quindi non ho bisogno di altre quote. Ma se ho bisogno, per esempio, per altri motivi di sapere la lunghezza del dente, di questo dente qui, sia a sinistra che a destra, posso quotare e nasce, vado a metterlo, 1,45 è quello giusto, e mi nasce questo tipo di segnalazione. L'aggiunta di questa quota ipervincolerà lo schizzo, scegliere accetta per creare una quota non parametrica, cioè quell'1,45 accetta. È racchiuso fra le parentesi tonde, vuol dire che non è necessario a definire completamente lo schizzo,
ma è una quota che comunque io ho tirato fuori dallo schizzo stesso perché mi serve per fare qualche altra cosa. Se io adesso ripristino, allora quotiamo anche questo dente di qua e sarà anche lui nel 45, stesso accetta. Se io adesso dico questo 1,12, lo riportiamo al valore iniziale. Quell'1,45 da tutte e due le parti diventa 1,50, proprio perché quelle quote non servono per definire l'oggetto, ma sono presenti, sono quote cosiddette di supporto, non parametriche, e mi possono servire per una qualsiasi esigenza che ho nel continuare la mia modellazione. Ancora, nei vincoli ho queste informazioni qui disponibili, quote, vincoli automatici, mostra i vincoli, impostazione dei vincoli. Allora, quote e vincoli automatici. Questo è un comando che vi sconsiglio di utilizzare perché fa in automatico, una volta che è completamente vincolato, chiaramente non serve, ma se mentre lo stavo eseguendo lo avessi voluto utilizzare, avrei potuto utilizzarlo, ma mi sarei ritrovato con quote e vincoli messi da lui con i suoi criteri. E l'ho già detto, io vi sconsiglio di usare automatismi. Questo invece mi permette di mostrare i vincoli che sono associati, per esempio, a questa entità geometrica, a questa linea. Vedete, c'è un vincolo di parallelismo. Vediamo un altro, questa qui, lo stesso, c'è un vincolo di parallelismo. Se vado su questo punto, vedete, ci sono diversi vincoli su quel punto. Mi dà un vincolo di posizione. Con questo punto qua, adesso ci ritorno, mi dà un vincolo di parallelismo. Io normalmente non uso questo comando, uso questo. Accendo i vincoli qui, in maniera che cliccando su una qualsiasi entità. Ho i vincoli che sono associati. Questa, per esempio, vedete, ha un vincolo di uguaglianza con quest'altra, ha un vincolo di collinearità, inoltre ha un vincolo di rettilinearità. Questo punto qui, vediamo se riesco a prenderlo. Non riesco a prenderlo, ecco. Sparisce appena tocco il mouse. Allora, questo vincolo qui non è un vincolo di rettilinearità, vedete, è associato a quel punto lì. Questo ed è, se io adesso ingrandisco, anche associato al punto medio. Se sposto il mouse, vabbè, a questo punto medio qui, guardate, adesso ci ritorno sopra. Vedete? E questo mi dice appunto la collinearità su una linea orizzontale di quei due punti lì. Quindi diciamo che accendendo questo io ho tutti i vincoli presenti e posso, spostando il mouse, capire a quale entità, a quale vincolo è associato. E laddove i vincoli sono, come in questo caso, per esempio, di uno che si riferisce a un altro, vedo le due che devono essere uguali. Ci torneremo su queste cose, ma comunque è bene incominciare a padroneggiarle. Non ultimo, esiste anche un linguaggio dei colori. Adesso questa è completamente vincolata, voi vedete che sono tutte le entità geometriche, le 8 linee, sono colorate con un certo tipo di blu. Se io adesso stacco un vincolo, che potrebbe essere questo, vedete che subito nascono geometria sullo schizzo dei colori differenti. Questo vuol dire che cosa? È un warning, guarda che non è a posto. E perché non è a posto? Dice, manca una quota. Dice, però sono due non a posto, ma manca una quota. Guardate, questo è utilissimo, uno strumento, gradi di libertà. Se voi accendete questo strumento qui, gradi di libertà, vi rendete conto subito di che cosa manca. A parte il fatto che ci ricordiamo quello che abbiamo tolto. Se però anche faccio questo mestiere qui, vedete, mi rendo conto subito di che cosa? Mi rendo conto che manca la lunghezza di questo segmento. E allora ripristino la situazione, metto questa lunghezza, vi ricordate era 4,12, e a questo punto
tutti blu dello stesso colore, completamente vincolato. Blu, verde, più blu chiaro, azzurro, i colori dipendono da che cosa. Dovrebbero essere i miei se avete seguito tutte le lezioni e avete sistemato questo come l'ho sistemato io, l'aspetto come l'ho sistemato io. Se non avete il mio stesso aspetto e se non avete strumenti, opzioni, applicazione, questo settaggio qui grigio chiaro del mondo di lavoro, i colori per voi sono diversi dai miei. Però voglio dire, adesso non ci formalizziamo su blu scuro, blu chiaro, verde, giallo, rosso o quel che l'è. I colori differenti sono un warning, vuol dire che qualcosa non è del tutto a posto. E con questi strumenti qua sotto, con questo strumento in particolare, quando non è tutto a posto, vedete che adesso è acceso e non compare nessuna freccia rossa, vuol dire. Ma lo sappiamo già che è tutto completamente vincolato. Allora, io con questo filmato ho finito, non mi resta che augurarvi buon lavoro, concludo di schizzo, non mi resta che augurarvi buon lavoro, se il filmato vi è piaciuto, se il canale vi piace, il corso vi piace, vi ricordo di mettere un like, un mi piace sul filmato.